Sì. La devo pelare, vero, la zucca? No. Adesso taglia la pelle. Ma c'è da tagliare anche le zucche, bisogna che vederle aperte. Sì, adesso che... zia, quando abbiamo finito le golden, che voi iniziate le delicious, io comincio con la zucca. Perché la zucca è tagliata, che visto la Cristina come l'era bella in foto. O dopo arriva il mio marito, rinco dopo pranzo, bisogna poi con metà serie dopo. Oggi? Il mio vino è tranquilla qua. Io ti pesto poi un piede, dopo piangi. Pestalo, così si leva dalle sbalus. Sam, vai dalle dita. Vuol dire che c'è. Ma ieri quando mi ha detto vai via con il coltretto, via che va. Boh, il coltretto. Il coltretto è godetier. Mio mio. Io tanta. L'ho anche mescolato. A passare io tanta, è ancora che in campagna. Sampi, dove sei? È arrivato Francesco. Sam, vieni qui che quando ci sono le macchine sei sempre in mezzo ai piedi. Chi è che ne vuole un goccino? Adesso appena un goccino fa compagnia a Robby, lo prendo anch'io. Anche te, Liliana. Oh, grazie. Sì, appena così appena. Si fa. Appena. Sì, lì. Lascialo lì. Francia. Appena allora c'è anche il caffè pronto. Francesco, tutto mai pronto. Visto il cosa che ha fatto tua sorella? Fantastico. Siamo là già mandei me fiola. Belle twist. Hai l'han visto sul metal li venda vedere. Perché noi ti do indossini. Beh, adesso tu non hai il caffè, adesso è il mezzo la macchinina. Molto di ancelotta lo fisano, lo filtrano e lo mettono freddo. Esatto, allora è meglio. Dunque sai, è filtrato e è buono proprio. Sì, è buonissimo quello. Invece per fare se lo sughi, facciamo per noi... fare quello che fa, che, cioè, se la pigiassi io dovrei pigiarla, poi travasarla, però rimane molto torbido. Perché non è filtrato. Dopo che fa molta schiuma, c'è da prendere via tutta la schiuma, insomma. C'è più da brigare, è più uno quello che perde che quello che guadagna. Conviene andarlo a prendere in cantina. E loro va in cantina, oggi se lo prende. Loro due, la becchina di Modena e questa qua. Devono fare il sapore. Però ci vuole indietro. E il dietro è considerato così. Ma io tutti i vasi li devo fotografare. Allora, ma tenne 5 mesi che anche all'Ovengel. Ti ho letto che domani dovete andare a lavorare. E noi, giù. Perché la ureve un po', Beh, noi avevamo... Ma anche loro, il lavoro, non cagano che al computer, o che la leggi un libro, o che le lavorano. Adesso le netterman, perché non ha mai tempo a fare quel che abbiamo noi. Mai una volta che degna c'è. Ecco. Però noi dobbiamo sempre ad essere pronti per loro. L'asse grande di legno che c'era, un asse grande. Il ghina, io me la vedi. Perché quelli lì si rovinano. Ma che si rovinano? Sono tutte lui che sei stato perché vuole il marasmo.
cos'è sto scritto qua? Non ce l'ho? Dai proprio! Vieni fuori. Ti fai circa così, così adesso. Ecco, così, così e ci dava mezzo. No, ci dava mezzo. Così, sì, e dopo li tagli così. Dai, no. Ecco, la smadretta. Ho sbagliato il tavolo. Ma la smadretta la socca. Dritta, godè. Dritta. E l'ha messo Sacheda lì. Stai a me. Sbagliate proprio. Oh, che commedia! Francesco, ma io ti ho rotto su le lenti! Avevi un sole! Dove? Oh, Yandes è della merda, adesso è scuola di merda! Avevi un sole! Meme caramelle gli oli stesso, ma è meglio da inseguire la borsa, un cardino deve aver tolto i miei, invece guardi la borsa, sempre cambia borsa. Sempre cambia borsa, fisco come me, adesso ho messo quella lì, sempre quella lì. Vero. Quando mezzo cletra, sempre cletra. Aspetta, pula su perché si deve vedere il giallo. Sbaglio sempre. Niente, voglio lì. Perché non sbagli sul dito, guarda. Ne ho 10. La serve. Basta che lo metti a sedere. Tu sai che se lo metti a sedere lui con i suoi tempi fa tutto. Seduto? Sì. Ah, io. Ma che ti do, no? Sono brutta. Anche se deve pulire la bicicletta. Sì, sì, bianca anche. Che è molto dolce. No. Lo assaggi. Così vado in bagno. Lo assaggi appena. Passalo alla è bel dolce, che bravo. Dai, è dolce. È un colore bellissimo. Sì, intanto fa la foto alle cose. E è buonissimo. E poi non si facevano mai, Dio mio, siamo andati qua in terra. A che ora erano le due? Le due e mezzo sono arrivate a casa. Vuoi tre anche più perché sì. Sono partiti prima a me, Francesco. Sì, abbiamo fatto un caffè all'una e mezza. All'una e mezza il caffè. Grandi, però io li prendo sempre via. Ma una buca. Ma con i semi o senza semi? Senza semi. Non li vuoi? Io li prendo sempre come piace. A tua. Eccola lì, la va per me. Vai per le mele! È arrivata con i suoi coltelli, con la sua mastella. Sì, perché so come va a finire. La segnosta. Nel delirio dopo insegnate. La segnosta. Io silenzio. Però sta male se sta a casa se ci sono queste zie, eh? Sì, la mia seconda vuoi famiglia esserci. Quasi prima. Vuoi esserci? Devi essere qua. Devo esserci. Voglio insegnare alle mie figlie. Tiene anche le figlie a casa da scuola per farle partecipare a questo delirio. Beh, insomma, vedete voi, basta che ci sia il vino da bere, fate come volete. Mollato anche durante la settimana, invece adesso quest'anno mi sono tenuta solo nel weekend, quindi ce ne sono un po' di più anche per tutti. Tinti quanto non c'è? Come tieni quando c'è? Vabbè, cioè bevo vino tutta la settimana diventa una balena, dai, ormai c'è, cioè, 40 anni mi sfondo, perché secondo me di vino e io sono cresciuta di vino solo la botte piccola. Va bene, capito?
Devi fare due moche? Sì. È perché prepara tutto. Organizzato, non scappa niente. Cioè, se gli dai corda, Robby è finita. E quali saranno? Devi smettere di considerare. Ma dammi di scaletta lei. Dov'è? Non Mattia, ma la mia fusi sia un duello che deve essere. Andate voi, Solvina Flair. Attacca a lavorare. Allora il barbabietto gli dica catedi. Eh? Gli catedi il barbabietto. Capisco, gli è un catetto. No, differente gli va a me a ca. No, sì, quattro sì. Ma mi invansa, me la butterò via perché qui li can vansa perché vado a fare la selsa. Beh, fa la selsa. Fa la selsa. E che cosa fa? Fa lunedì. Se non ci sono le tagliatelle non, sì, non lo fanno. Le lasagne è una cosa quando vado là. Straziosa. Le lasagne. Devi dire straziosa. Allora, straziosa. Ovvio. Oh, che parole difficili. Il gnocco fritto non se ne parla. Quello non è anche il gnocco fritto. Meglio non possiamo dire perché non l'abbiamo sentito. No, ma non l'avete sentito con l'ingrediente nuovo. No, non l'abbiamo sentito. Il gnocco non possiamo dire niente. Ah, Allora. E altre robe sì che se quando non le siete pronti io vi faccio anche il gnocco, perché adesso c'è un ingrediente nuovo che guarda... Con l'aceto. Diventa, lo sappiamo. Diventa buonissimo. Sono informate. Ascolta, ma non è tra sem l'alcol, come si dice? Non so mi spiegare. Le non la sfoga in quel video lei. E perché le sorelle Materassi? Ma siamo ancora più nominedi che le sorelle Materassi, mamma mia, guarda. Pensa a te, le sorelle Materassi. Non l'ho mai educata. Giallo. La lì la fa che quel pochino lì c'è. Proprio lei. Pane, se non lo dice non te ci viene niente. Oh, ha detto che lui fa il pane, detto, bene. La lì l'ha detto torna un pagnotto in tegrela. Sì, con la retina. Beh, insomma. Un aiuto. Oh. Allora, ma la luce c'è? Dai, vera. Oh là. Dobbiamo venire anche a me prima, però. Perché facciamo? Me lo dici perché facciamo questa cosa? Devi dirmelo perché facciamo questa cosa. Sto sclerando. Sì, ho un momento di sclero. Vado a mettere qui lì, c'è quel bel mastellone col manico. Anche la ramina? No. Anche la ramina va bene, quelle grandi. Sì. Ah, quasi tutte quelle lì ci vogliono. Allora, quando bolle, perché dopo, almeno il sole, io calbuia, ancora. Senti che c'era una bordura adesso, un calfretto, No, ci piove, Lisa, ci piove. Ci piove dentro. Porca puttana. Qua, perché ci piove? Che condensa, non ci può mica piovere dentro, Abbiamo coperto dunque. Portami della carta che ti asciugo. Non chiede la carta, piove poi qui, però arriva lì. Adesso le unisco. Dobbiamo chiudere con un'altra ascia. Ma no, basta che le unisco. Unire con le due lì, Francesco. Dobbiamo fare un impianto che regge di più, almeno solo sotto qua, ma da lì, capito? Vamo là, che me in mia da fare in co, gli fanno mettere da. Sì, facciamo un altro giorno. E sabdom, quella è la samlè che sta venendo su, non dobbiamo tutta la sera. Ti senti affogare? Ma Dio signor, non so te in sei sema.
Non piaceva là perché vedeva il fuoco, che nel vedo briso. Allora, alzati che te lo metto là. Come fai che vedrà il fuoco? Un degré. No, no, te là con caramello. Te la scanna, metti la lenne, già di giù. Barbabietole. Queste barbabietole. Queste barbabietole. Quelle là è la zucca. E queste sono le bucce degli aranci. E loro la lì ha detto così. Fotografa l'arancio con la buccia, poi dopo vede che la buccia è lì. Allora. No, stavo pensando. Insomma, dietro non ci vado, no? Ho capito, però dobbiamo fare un altro impianto qui che faccia e che lei si metta lì, perché qua si bagna. Adesso se viene il sole alle 11, ha detto Roberto che alle 11 viene il sole. Ah, allora. Perché noi avevamo già deciso di lasciarli. No, perché d'una mettevano quei fogoni lì. Quello lì, il paiolo. Questa roba è la per aria. Tutto la per aria. Finché, dunque, meglio finché con il gambibani andava. E allora via su i zoiro. Ma no, sono già, c'è anche. Non si salire sul fienile o portare i pesi così. Non si può, non riusciamo più. Perché anche mia sorella, da ancora la più vecchia, che era sull'ancella, lì qua vicino il fuoco, non può con gli occhi perché le gastate operate 4-5 volte in dioce. E loro io detto, se ci siete voi bene, ma altrimenti noi però non ce la facciamo più. Io ed Elisa. Sei più nana di me ancora, adesso aspetta di aver finito di crescere, poi ne parliamo, che te rimani nana come me. Io non ne sono molto sicura. Ma guarda, cioè tua sorella è 3 metri più di me, cioè avete un anno di differenza. Dove pensi di arrivare? Cristina, mi arriverai giusto qua forse. Cristina, qua. Ma due dita più basse di me. Te. Il tuo salame è quel peperoncino. Sì. Sì. Allora, inutile che fai quella faccia. Oh, che schifo. Senti Emma, te quest'anno cominci a mescolare? Sì. Ah, ecco, non credi. Se arriva un adesso arriva Calgastros. Gliel'ho chiesto io alla mamma. Sì, no, secondo me era giunto l'età per farlo. Silvana, che ora era 1:30 quando abbiamo cavato? Sì, era tardissimo. Sì, 1:30. 1:30 di notte abbiamo cavato. Abbiamo fatto i vasi. Abbiamo quasi finito di fare i vasi. Lei mette dentro il dito, assaggia, mi guarda serissima e mi dice: "Aghè un arancio in più. In un calderone così di sapore. Aghè un arancio in più." Secondo te? Cavolo, uccidere. Mamma, non c'è troppo fuoco. E Dio, no, non c'è troppo fuoco indietro. Adesso, va bene, così non sta bollendo. Ma soffia. Ma sotto tu senti della roba, non c'è niente sotto, vero Lia? No. Stai cominciando a andare comunque la bassa. Sì, sì, cominci ad andare. Non c'è niente. Cosa aspettiamo a mettere l'arancia? Cosa aspettiamo? Anche puoi mettere dopo le mie cotone. Abbiamo sempre fatto le ultime. Le ultime, via. Guarda, ho messo bene. Guarda come si fa una vampa quello lì. No, è molto liquido, comunque io ci vedo male, ragazze. Ci vedo male qua. Stiamo qua fino alle 4 del mattino. No, pensavo che tu dicessi. No, è molto liquido anche. Ma è liquido non di sbubba, è liquido di comunque di frutta. Ma si addensa lì. Speriamo. Si addensa. Oh, la marmellata. Però è molto liquido, vero zia? Che è molto no, liquido. È liquido, ma vedrei che dopo è da calare la testa aperta. Da calare. Ma anche Ger sta. Allora, scaricato i cestelli vuoti, mi fa mia madre. Intanto che impinisci quelli, io vado a prendere calare, impinisci, che o tal di in dialetto impinir, o in italiano riempire. Impinisci. È come l'asiollo. È come l'asiollo, esatto. Ti quando vuoi parlare in italiano in dialetto che non sai niente, allora ti vien fuori delle parole che non si capisce. Anche nei verbi, nei sovverbi. Cristina bolle. Ma mamma di. Sì. Sbarbaiocca piano. Va bene.
Però vedi, qua in mezzo sbarbagliocca. E poi devi sentire il fondo quando mescoli, sempre e dappertutto devi, perché non si deve neanche attaccare in un posto piccolissimo. E voi l'avete messo su? Stamattina alle 6:15 il fuoco era acceso. Ho messo su solo il telo, quindi io mi ero detto non ci metto il telo, perché se non piove diluviava stamattina. Le norme igieniche non è che siamo proprio al centro. Però bolle tutto qua, e anche la Fiorentina era già lì, più di più bello. Fa cosa, vado a rischiare le gambe per... Non lo so, la Fiorentina, magari ci ricorda. Parla di argomento 4-3 il Sassuolo a Firenze. È mia madre, sì, vero. Si sono salvati lì il Sassuolo, dopo sono andati a Milano. Dopo siamo venuti a... questo qua deve andare qua. Sì, è Soliera. Al Soliera torna alla casa. Però viene da me con la volta. Poi torna. E aprile e novembre, e poi dopo su scusè da me l'eter novembre il giorno 7 30 anni che Beh, ma allora, anch'io avevo 30 anni. Quando si sposa dell'anniva 36, ma non è 36? Avevo 35 anni e Francesco è nato che ne avevo 36, perché dopo sono rimessa perché dico che andiamo avanti. Poi dopo ne volevo un altro, non veniva mai Elisa. Dopo in nudo, dopo c'è età. È stato un'infidatrice, Tutto simile, mi va da lavorare, poi mi va da andare a storia, mi va da portare dall'altro. 13 ore. Minimo. Un massimo di 14. Però se sono anche 12. No, l'ancella 12 non te lo farà mai cavare. Questa mia cavare. Vale, ma non devi mica darci. Ma non vuoi niente, è tutta ginnastica! È una roba fluida, parti tu e ma. Mettiamo 10 È tutto mosto, è mosto ancora. Tutto mosto, tutto mosto. Deve bollire, bollire fino alle 2 o alle 3, alle 4. Ecco. E vende che finiva in prima fino a un dopo. Oh, no, questo caldo. Come va la legna? Tutto quel calcolo lì, è andato a vedere i vasi da mezzo chilo, di un chilo, di 3,20, 3,70, perché ne abbiamo di tante qualità là del vaso. Mamma mia, Francesco, sei matematico. A qualcosa matematica che sempre con conti, no, io con conti, no, no, hai cominciato a dire mentre glielo davi a lei, ho preparato, siamo ancora lontani, siamo ancora lontani, però si sente già che è cotto, perché prima è il colore del mosto. Che io ci ho insegnato come si doveva fare, come. Beh, è stata una soddisfazione, capito? Sì. Le braccia. Brava. E così si è fatto la Sì, no. Ha vinto il primo concorso. Sì. Non basta che così in fretta 10 minuti. No, secondo me no. Siamo su quella linea lì. Così quando sono arrivato a Città del Messico mi sono ammalato. Poi ho fatto 2 giorni a letto. Vedi dove è la perché eravate già. E anche siamo andati su Chakaltaya 6.000, che abbiamo fatto un pezzo tipo da qui alla in fondo. In Bolivia abbiamo fatto tutto. A tavola! A tavola! Cioè, partendo da lì, vedrai che... Ma noi quest'anno volevamo andare in Perù, quando abbiamo fatto un problema. Il fumo, vedete i belli. La bolle. Adesso...
No, comincia fra due minuti. Ma bolle sempre lo stesso, solo così. Un minuto. Ti tocca dopo. Ah, non lo so. Anche idea. È già scappata. Sì. Caldo là gliene andate ad aiutare la resistora, vero? Un mistamento. Eccola! 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 Cioè il sapore attorno. Che cos'ha quel cucchiaio? Beh, sì, è tutto duro, vero Silvana? Dammela già un po', no, nella testa. Ma sì, è tutto mescolato da quel lavoro lì. Andare a mezzanotte, oh Salvin, sai sì. Silvana gustai? Sentire, fa sentire. Madonna, sono umano. Perché così, è così. Io così. Così vuol dire sì, così vuol dire no. Bellona, sai, così così. Adesso è salsa voi. Ho detto sì. Alzazza voi, cioè, fa sentire l'Elisa. Sì, fammi sentire anche a me. Da 2000 avanti Cristo. Elisa, va bene se ti do questo se cucchiaio? Se vuoi dire, per me non c'è problema, non c'è tutte le fighe che hai te. Che lo senti così meglio fa. Così, no, così, lo devi così. Sì, vabbè, però intanto sto mescolando, posso sentire quando... Fa sentire a Tomena. Bravo. Il così così. Ma come posso smettere di mescolare? Sì, sì, Oh, è stato estratto. Allora, questi occhiali... Ma il cucchiaio di oggi? No, l'ha portato via. No. Lo vado a mettere nel lavandino. Toh, anzi, portalo nel lavandino. Non in casa, è quello di fuori. Fino a questo ci sono arrivata. Porca troia, ma l'hai bevuto, mi sono scottata. Non lo so, non ci vedevo niente. Ma non sono uscito così? Si è saldato. Dai! Aspetta. Vai. Ecco. Fra no! Ci siamo quasi, voi lo tenete fermo, aspetta, e io tiro aspetta, la cariola. Aspetta. Sì, però cos'è che mi fate passare? Ci passi, sei magra. Bisogna che dovrei la posizione giusta però, fra, perché ondula troppo. Solo che non si ferma. Allora, come ci mettiamo? Ma non sono mai da tante. Così io faccio il primo brillo e quindi mi e qua chi viene? Allora, chi viene a posare, a aiutare a lei? No, beh. Solo lei? Anche, e lo scorso anno eravate in due. Vabbè, vado io, vado io. Non stare lì io. No, anzi. Ma come fa? Quella è lei. Non siamo... Schelle quelle Elisa. Bravi, metti la cariola messa diversamente. Come lo vuoi? La dobbiamo mettere. Questa è quella Elisa quando arriva. Una sarà l'altra. Così l'ancella prepara le lise, l'anti prepara me. Allora dove vado io? Aspetta, con l'altra mano, ti metto questo. E quello. E dai alla Cristina il tuo. Poi quando io te li ridò anzi tu ce lo metti sopra e poi li passi al papà. Metti lì che dopo glielo metti loro sopra. Gli danno il colpo di grazia. Oh, ci siamo un po' aperti. Quello è. Insomma quello. Bisogna prendere il ritmo. Cioè anzi. Non è chiuso. Sì. Questo allora non si sa qual è il suo tappo. Sì, anzi. No, devo buttarlo. È uguale, secondo me ci va lo stesso tappo di questo. Oh, questo è da smerdare anche. Un tappo non riesco a riempirlo. Due. Questo tre. Sì, prima si tanto il tappo però. Ma perché quelli che chiudono. Ma neanche se vuoi tutti gli stessi vasi. È nascogliosa fa quello qua. C'ho anche la caraffa. È da un tappo. Vuoi fare cambio? No, gli si va bene, ma ho dei dubbi. Antinea, tutti questi. Ecco, bravo. Questo e questo. Antinea. E i cucchiai o raschi? Raschi. Poi quei tre lì sono... Piano perché siamo... Siamo...